Ah, che giornata noiosissima. Cosa potrei fare? Non ho fatto niente di buono oggi. Spero soltanto di non incontrare di nuovo quella persona noiosissima, quella Yono Aishi. Aspetta, lo so cosa potrei fare. Sì, farò quello. Preparati, mondo. Taeko non sarà più la stessa ragazza di prima. Cari amici, benvenuti in Taeko Yamada Simulator, una versione di Yandere Simulator in cui al posto di Ayano abbiamo questa bellissima senpai donna che si muove in maniera molto graziosa, ma che nasconde anche un pugnale, diciamo, abbastanza eccentrico, oserei dire. Un pugnale che in realtà sono un paio di forbici, ma facciamo finta di niente e nascondiamolo. Oh, che carini! Ci sono tutti i cuoricini in giro. A proposito di cuoricini, diamo un'occhiata alle persone che popolano questa scuola, perché ce ne sono veramente tante. Abbiamo le ragazze arcobaleno, le Rainbow Girls, che era un bel po' che non si vedevano da queste parti, perché questa è una versione abbastanza vecchia di Yandere Simulator. E infatti Cocona è ancora una maledetta rivale. Anzi, non è una rivale. È innamorata di me adesso perché sono io, senpai! Ciao sorellina! Ciao sorellina, come stai? Guardatela che bella la mia sorellina, che infatti non ha una cotta per me perché sono una donna, quindi cosa gliene frega di avere una cotta per me? E tu sei Raibaru invece, per caso? Raibaru Najimi? Ancora mi sa che all'epoca in cui è stata fatta questa mod non si avevano le idee troppo chiare su come funzionavano i sistemi di rivali, eccetera, eccetera. E questa ovviamente arriva al Chan, che è qui da una vita e non si è più eliminata. I ragazzi sono rimasti assolutamente uguali a loro stessi, non sono cambiati di una virgola. Noi possiamo andarci in giro per la scuola. E chi se ne frega, guardate qua, guardate che carine tutte queste foto mie in giro, ovunque ci sono cuori. Roba nera, roba bianca e foto di Taeko dappertutto. Guardate quante ce ne sono, quanti cuori. Mi sta venendo il mal di testa a forza di girare in mezzo ai cuori. Ah, ma gli alberi sono rosa. Rosa e rossi, non mi ero accorta, ma che belli. E questi armadietti invece sono tutti a cuori pure loro. Ciao. Ciao, non sei mica Yandere-kun tu, vero? Perché hai esplicitamente detto che non ti voleva vedere la mia Taeko qui. Ah sì, e infatti è proprio lui. È proprio lui, la controparte maschile di Ayano. Però se ci vado vicino non comincio a fare versi strani. Meno male, almeno questo. E qui che cavolo c'è? C'è un assembramento di persone enorme. Fatemi vedere chi siete. Vi conosco, siete degli youtuber? Canario Tome. Ma Kiko-chan, sì, lei è una youtuber. E anche te sei una youtuber, sei Shanna White. Ci sono un sacco di persone in questo pianeta che dovrebbero essere youtuber o personaggi originali che non conosco. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti chi mi sono dimenticata perché qualcuno l'ho riconosciuto. Mentre altre persone purtroppo non le ho riconosciute. Quanto è alto questo ragazzo? Che bel gruppetto! Ma mi sono appena resa conto che in questa scuola le persone sono tutte in gruppetti. Prof, io come faccio a fare stragi? Me lo dica lei, come faccio a fare stragi se mi stanno tutti in gruppetti? Che strano, i cespugli sotto sono neri così come l'erba. Invece la chioma degli alberi è addirittura rossa. Wow! Allora, diamo un'occhiata al club di musica. Di solito è qui che si nascondono le armi più interessanti. Ed è qui anche che posso andare a cambiare la mia personalità, ma non lo farò. Oh, che cavolo è questa cosa? No, la mazza da baseball, questa cosa, cos'è? La katana. È la katana, guardate. Ci sono tipo i cuoricini. Posso usarla per infilzare qualcuno, tipo Midori, ad esempio. Ma non state combattendo voi? Com'è che non state combattendo e siete qui tutti a chiacchierare in gruppetti? Budo, perché non stai combattendo? Budo, bellissimo. Non si sa perché abbia una cotta? Ma sappiamo che non ce l'ha per me. Che cosa brutta da sapere. Vediamo come ride la nostra Taeko. Ride un po' come le bulle, eh? Non è lei stata di Ayano questa. È lei stata delle bulle quando ce l'hanno con qualcuno. Povere ragazzine bullizzate dalle bulle. Che bello, però, tutte queste foto di Taeko. Ma ora io voglio dire una cosa. Immaginatevi di andare a scuola e di trovare che ci sono 2 milioni di vostre foto appiccicate ovunque. Ditemi se non vi inquietereste a morte. Io sì. Allora, chi abbiamo qua su sul tetto? Midori, tutta bella verde. Guardatela com'è verde. Pure l'uniforme è verde, tutta verde. Ho caruto? Tu sei l'unica che ha mantenuto un uniforme tipo la mia. Ciao, ciao ragazze, ciao, come state? Che carine le vostre calze! Che carine! Ci sono tipo le rose, i cuoricini, sembra le calze un po' di Kizana. Ciao, studentesse nuove che non conosco assolutamente. Che cavolo sareste voi? Tsundere-chan? E tu sei Medere-chan, allora. E infatti, eccola qua, abbiamo un po' di stereotipi. Questa immagino che dovrebbe essere Kudere perché la conosco. Ovviamente, tu sei Oruda in una versione un po' meno spaventata dal mondo. Sì, è Oruda.
Apparentemente Ruda e Kudere si sono messe sedute vicine vicine, quindi io farei partire anche la ship, non so voi, ma andiamo a fare un'altra passeggiata qui in giro, vediamo se c'è qualcun altro. In realtà sì, c'è Mei Waifu, guardate Mei Waifu che calze coloratissime che ha, che carina. Ciao Mei Waifu, ma che carina con queste guancette rosa. Mi chiedo se tutti gli studenti nuovi vengono notificati all'interno del... No, non vengono notificati purtroppo tutti gli studenti che sono stati aggiunti, quindi li ammazzeremo a sentimento. Non sapendo che li abbiamo ammazzati. Benissimo. Ho giusto qui un paio di forbici piuttosto belle che potete utilizzare per fare le mie losche cosacce. E ho anche un coltello, perché nessuna yandere se ne va mai a giro senza un coltello. Cioè ci mancherebbe, mancano proprio le basi. Sarebbe come chiedere a un artista di andare in giro senza un pennello per dipingere. Ciao. Ciao. Ciao, avete visto qualcosa? Avete visto qualcosa di strano? Sì. Sì, apparentemente sì. Hanno visto qualcosa che non dovevano vedere. Dai, correte. Così vi acchiappo. Correte così vi acchiappo. Però un po' più veloce, Taeko, Un po' più veloce, bimba. Un po' di brio in questo pianeta, dai. Ecco, esattamente così intendevo. Perfetto, ma pure sulle scale hanno messo le mie foto. Ma pure sulle scale, ma che andazzo è questo? E non sono sicura che i capelli dovrebbero stare in questo modo, ecco. Ciao, Tsundere-chan. Ciao, Imedere. Ciao, Kudere. Ciao ragazze, come state? Tutto bene? Ho visto qualcuno entrare nel muro, ma è uscita dall'altro lato? Sì, in realtà è proprio uscita dall'altro lato. Avete notato che cosa carina? Le macchie di succo di fragole in questo pianeta sono a forma di cuore. Guardate che pucce. Vorrei farvele vedere un po' meglio, ma ci sono cuori letteralmente ovunque. Quindi sarà difficile che riesca a mostrarveli. Guardate, guardate, vediamo se riesco così. Eccoli qua i cuoricini. Non so perché l'uniforme sta glitchando di questa donna. Eccolo qua, un cuoricino bellissimo. Ehi là, c'è qualcuno qua? Ci sono soltanto i soliti tizi che giocano al solito gioco. Vabbè, per stavolta non vi disturberò. Per stavolta e basta. Certo che questa scuola è veramente deserta. Non c'è un'anima, non c'è un'anima. Che noia. Sono tutti giù gli studenti, come faccio ad ammazzarli in gruppo? È impossibile! Tipo anche loro, sono impossibili da uccidere perché non sono abbastanza forte per farlo. Cos'è sta cosa bellissima? È la sega circolare, ma guardate quant'è carina! Grazie Midori per farmi da test e per testare questa bellissima sega circolare. Oh, che carina la sega circolare. Midori, bentornata. Guarda, volevo fare anche questo effettivamente. Oh, ciao Midori. È praticamente una punta fatta a forma di picche. Però aspetta, non sono sicura di aver visto bene. Non sono sicura di aver visto bene, Midori. Ti dispiacerebbe vedere un attimo meglio? Scusa Midori, che mi interessa veramente far vedere bene alle persone a casa come funzionano certe faccende. Ciao Midori. Ciao. Ma ciao Midori. Ciao Midori. Sei così gentile ad aiutarmi a far vedere alle persone a casa come funzionano queste bellissime armi nuove che sono state introdotte. Bellissimo, ok. Penso di aver usato più o meno tutto quello che avevo a disposizione, o almeno tutto quello che la nostra Taeko voleva fare, perché a quanto pare la nostra bimba si è svegliata con la voglia di diventare una cattiva persona. Si vede che a forza di stare accanto a Yano maschio è diventata anche lei un po' yanderosa. Cocona? Cocona? Dove pensi di andare esattamente, Cocona? Ora che mi sei capitata a tiro per una volta. Ma dove è andato Yano? Ayano? Ayano! Povero Ayano, non te lo meritavi di fare questa fine, eh? Pensavi che la tua senpai fosse una brava persona. E ti sei un po' sbagliato, bimbo, non è colpa mia. Ma un attimino, ma io ho visto una persona che prima lì non c'era. Non c'era prima! È comparso senpai maschio! E perché dovrei avere una cotta per lui se sono me stesso? Cioè, io sono lui, io... Osana? Osana? Da dove sei uscita tu esattamente? Da dove sei uscita? Da dove sei uscita? Perché sei qui? Perché c'è anche senpai? Da dove sono arrivati questi due? Non c'erano fino a un secondo fa. Da dove sono arrivati? Io non capisco senpai da dove sei uscito. Sempre a crearmi guai. C'è un posto vuoto qui. Posso mettermici io? Chissà chi manca, vero ragazze? Senpai? Allora, vogliamo spiegarmi un attimo da dove sei arrivato e da dove è arrivata anche Osana? Per cortesia, mi interesserebbe molto saperlo. Posso fare un panty shots di Osana. Che carina le mutande in tono con le calze. Mancherai, Baru?
Beh, lei anche, in realtà anche lei, mia cara Raiba Runajimi, non so perché avesse lo stesso cognome, fatto sta che InfoChan mi ha ringraziato. Posso fare un pentishots anche ai ragazzi? Sì, ma diciamo che non ha lo stesso fascino. La cosa bella comunque è che posso girare così quanto mi pare e nessuno se ne accorge. Cioè, guardate, un tempo nelle vecchie versioni di Under Simulator potevi camminare così e nessuno sembrava una cosa strana. Ciao ragazze, vi sembra normale? Vi sembra una cosa completamente normale quello che sto facendo? Secondo me sì, visto che non vi state ribellando, quindi andrò a fare la persona inquietante da un'altra parte. Guardate il cuore del soffitto, visto così sembra normale, poi mi avvicino e è un cuore lungo 57 metri, che carino. Osana? Osana, c'è un Osana qui? C'è un Osana anche lì? Ma cosa è successo? Osana? C'è un Osana anche di qua? E un altro di qua? Ma cosa ho appena trovato? Cosa ho appena buggato? Cosa ho combinato, ragazzi? Ditemelo voi che vi ho fatto fuori pure la leader. E vabbè, ci sono diverse cose magiche in giro per la scuola, a quanto pare. Mia cara Cocona e mio caro Ayano Maschio, vi dico tristemente che per voi Yandere Simulator finisce qui. E per tutti voi che invece avete guardato questo video. Ops, mi sa che qualcuno si è appena accorto del fatto che qui c'è della gente morta. Dicevo, per tutti voi che avete visto questo video, invece, se volete scaricare la mod, la trovate comunque in descrizione se volete darci un'occhiata. E io adesso dovrei rincorrere un po' di persone, teoricamente, prima che qualcuno se ne accorga del fatto che qui è stato un po' commesso qualche piccolo guaio, eh? Ok, sono riuscita ad acchiappare qualcuno. Bene, bene, mi fa molto piacere vederlo. Detto questo, io vi ringrazio tanto per essere stati con me fino a questo momento. Qui le persone si cominciano a spaventare, ogni 5 secondi qualcuno in più si spaventa. Cosa vuoi tu? Cosa vuoi tu? Vieni qua, vieni qua. Ragazzi, non vi spaventate davvero, lasciate perdere, ignoratemi, ignorate quello che sto facendo, che io sto cercando di salutare, voi vi spaventate e così saluto ancora e ancora e ancora. Grazie a tutti, alla prossima con la nostra bellissima senpai Teko Yamada e il magico mondo di Kira Eternal Love. E vabbè, qualcun altro che si è spaventato, via. Chi è il prossimo che vuole morire? Chi è il prossimo? Andiamo, avvicinati, avvicinati. Eccola qua. Ciao, ciao. Ah no, ancora? Ancora? Basta, ragazzi, basta. Basta, questo video deve essere già concluso da un pezzo. Perché la gente continua a venire qui? Perché la gente continua a venire qui a spaventarsi? Smettete di spaventarvi, basta. Che appena vi trovo, vi disintegro, venite qua. Vieni qua tu. Che poi mi dispiace anche perché questi ragazzi sono anche belli, voglio dire, basta, ho detto basta, basta ragazzi, basta spaventarsi, vi ho già detto di smetterla, smettetela subito, non dovete farvi prendere dal panico, io non volevo farvi niente e voi mi avete costretto, allora, è rimasta solo quella ragazza lì che gira su se stessa a cui non posso avvicinarmi perché c'è la prof è troppo vicino, quindi finalmente posso dirvelo, ciao ciao!